Continuano gli attacchi al sindaco di Pesaro Andrea Biancani da parte dei componenti dell'opposizione. Il tema questa volta è Pesaro 2024, capitale italiana della cultura e le varie azioni condotte dal primo cittadino pesarese dal suo insediamento ad oggi che hanno portato Fratelli d'Italia e la Lega a parlare di pensionamento anticipato e mancanza di progettualità. Abbiamo parlato appunto di pensionamento anticipato di Pesaro Città della Cultura 2024 perché pare che il sindaco Biancani abbia in qualche modo sconfessato tutte le scelte strategiche operate dal suo predecessore, il sindaco Ricci, e in particolare riguardo appunto a Pesaro Città della Cultura 2024 e tutti quei progetti che in qualche modo rappresentavano il volano per la città di Pesaro sono stati miseramente bocciati. Mi riferisco in particolare alla Lusfera, che era questo grande palcoscenico che era collocato in questa piazza, che proprio nel bel mezzo della stagione estiva, quindi fine luglio, primi di agosto, è stato completamente smantellato. Quindi quello che doveva essere il centro focale del dibattito cittadino, quello che doveva essere la sede di incontri o di eventi a livello nazionale e internazionale, è stato miseramente smantellato in un momento in cui Pesaro raccoglieva anche molteplici turisti grazie al Rossini Opera Festival, quindi poteva avere una fruibilità importante. Mentre nel periodo diciamo, invernale è stato utilizzato diciamo, a mezzo servizio. Questa diciamo, è la prima bocciatura. La stessa sorte ha avuto anche il progetto della Suonoteca. Anche su questo progetto Biancani ha dichiarato di volerlo interrompere e ha persino dichiarato di voler la restituzione di questi 18.000 euro che costituivano un anticipo assegnato all'associazione. Un'ulteriore bocciatura è giunta anche in merito alla biosfera, che pare avrà una diversa collocazione, quindi quello che era il simbolo della città, di Pesaro, 2024 viene collocato altrove ed è risultato comunque un progetto deludente perché doveva essere anche questo un progetto di alta tecnologia, di carattere interattivo, che doveva interfacciarsi con il cittadino e con il turista per fornire informazioni sulla città, per fornire informazioni e dare descrizione del monumenti o dei palazzi storici della città, si è rivelato uno schermo a 360 gradi che ripetutamente ripropone gli stessi video senza nessun tipo di interazione. Un inizio di legislatura scoppiettante che sembra più una puntata di Scherzi a parte piuttosto che l'inizio di un progetto politico. Non solo lo scandalo dei quasi 600.000 euro destinati a due associazioni culturali no profit sui quali ancora persiste i silenzi, i non vedo, non sento, non parlo del vecchio sindaco, dell'attuale sindaco, ma il nuovo sindaco ha deciso di impostare un programma a cominciare dal smantellare tutti i simboli, tutto quello che erano stati i progetti della scorsa legislatura. Una progettualità molto confusa, una progettualità che ancora non vede neanche una sua efficacia e sui quali emerge tutte le incertezze del nuovo sindaco e tutte le criticità di una maggioranza fatta dagli stessi assessori.